Zombie Apocalypse. Picciotti, sono uscite le SBS del volume 105. Al solito in esse ci sono tantissime informazioni interessanti da discutere, quindi iniziamo subito. E poi alla fine del video vi mostrerò una chicca su Yamato disegnata da Oda, quindi rimanete fino alla fine. Ma partiamo dalla cover del volume. Come potete vedere, vengono raffigurati gli attuali quattro imperatori del mare. Buggy, con un'espressione molto simile a quella del suo attuale manifesto di taglia, Shanks, fiero come non mai, da notare che è l'unico dei quattro a non ridere, Teach con la sua classica risata malefica, e Luffy in Gear Fifth, il quale non ha assunto l'espressione iconica della mano in faccia, ma lo vediamo più combattivo, una versione incazzosa del Gear Fifth. E poi c'è una Carrot selvatica messa lì in mezzo così, de botto, senza senso. O forse no, perché questa copertina è praticamente identica a quella del volume 25, in cui possiamo notare una carinissima capretta, che evidentemente si è digievoluta nella nostra cara Mink. Tolto il sindaco del villaggio Fuscia, Whoopslap, vediamo che vi erano raffigurati gli stessi personaggi del volume 105. Ma all'epoca solo Shanks era un imperatore. Gli altri erano chi più chi meno dei pirati emergenti. È pazzesco pensare che in quella copertina di più di un decennio fa ci fosse un foreshadowing che nessuno avrebbe immaginato. I futuri imperatori dei mari. Altra somiglianza tra le due cover è il fatto che nel dorso di entrambi ci sia Shanks in rosso. Ma passiamo al contenuto di questo volume, cioè le tanto attese SBS. Iniziamo con una domanda molto interessante su un argomento che è stato molto discusso durante la saga di Wano. Un fan chiede ad Oda se può fare in modo che Chopper guarisca le persone che, mangiando gli smile, hanno sviluppato la risata cronica. Perché, continua il fan, è molto triste vederli ridere sempre. E stessa cosa vale per Killer. Oda risponde dicendo che effettivamente è molto triste che un bambino rida se i suoi genitori sono morti. Però, sfortunatamente, Chopper non aveva l'abilità necessaria per sviluppare una medicina che li aiutasse. Oda continua dicendo che in questo mondo ci sono cose per le quali non puoi farci nulla. E questo è uno di quei casi. Aggiunge che lo diverte il fatto che Killer continui a ridere, e ciò ha fatto sì che la ciurma di Kid decidesse di diventare, cito testualmente, una gioiosa banda di pirati. Per Oda è molto carino che ci siano persone gioiose anche in una situazione difficile, e conclude dicendo che crede nella forza delle persone di Wano. Passiamo poi a quanto gli chiedono su Ryukyu e Kurouma. Se vi ricordate, ve ne avevamo parlato qui su My Anime Academia in un video apposito, facendo notare come Oda abbia preso spunto più volte da attori della filmografia giapponese per quasi tutti gli alti ufficiali. E il sensei che tanto amiamo ci dà la conferma. Ryukyu è effettivamente ispirato all'attore giapponese Arada, e aggiunge che è una sfortuna che non sia più con noi, essendo stato una vera e propria leggenda. Sull'ammiraglio dice anche che inizialmente non era pianificato che avesse i capelli neri. E anche per Kurouma arriva la conferma della somiglianza con l'attore Kobayashi, e che il film in cui Akainu e Kurouma discutono, chiamato Battaglie senza onore e umanità, è per lui una vera e propria Bibbia dei film. Un'altra domanda che vale la pena citare è quella sul cognome di Tama. Un fan chiede se Tama sia uno Kurozumi, visto che sulla tomba dei suoi genitori è possibile vedere tale cognome inciso sulla lapide. Oda conferma una volta per tutte il nome completo di Tama, che è Kurozumi Tama. E poi lancia una provocazione. Dovrebbe essere odiata per questo? Oda riprende le parole finali di Iori, quando dice Kurozumi è nato per bruciare, e afferma che Tama non è inclusa in quella frase, perché considerando la storia personale della principessa, quello che ha detto era solo riferito a Orochi. Si chiede poi come reagirebbero le persone una volta scoperta la dinastia della piccola Kunoichi, chiudendo il discorso con una nota amara. Che sia nel passato che nel presente, questo rimane un grande problema nella nostra società.
E mi permetto di aggiungere che proprio perché è un grande problema nella nostra società, mi sarebbe piaciuto un passaggio un po' meno superficiale della frase che dice Iori. Il problema non è mai stata Iori in sé, ma del messaggio che arriva, dicendo una frase di questo tipo, a chi ascolta. E Oda l'ha praticamente confermato in questa risposta. Ma andiamo avanti. In un'altra domanda gli viene chiesto se gli ultimi arrivati in ciurma, e cioè Robin, Franky, Brooke e Jinbe, sappiano delle avventure dei veterani della ciurma nell'East Blue. Oda dice che Luffy e Zoro non parlano molto del passato, mentre Nami, Sanji e Chopper parlano se gli viene chiesto. Usopp invece parla anche se non gli viene chiesto, ma questi quattro sanno riconoscere quando il nostro cecchino mente. Quindi quando vogliono ricevere delle informazioni chiedono a Nami, Sanji e Chopper. Abbiamo poi una domanda che serve a delineare maggiormente il mondo di One Piece. Un fan chiede infatti a cosa si riferisca Kaido quando nel capitolo 1045 dice che Luffy sembra essere uscito da un Emonogatari, cioè una storia illustrata. Oda dice che esistono sia picture books che storie illustrate nel mondo di One Piece. E dobbiamo pensare a quest'ultime come un surrogato dei manga, poiché non esiste il concetto di balloon. Oda cita anche alcuni titoli di queste storie, come Sora, Il Guerriero del Mare, Monkey Ball, parodia di Dragon Ball, e Pokémon, una parodia dei Pokémon. Adesso fremo per capire quale sia la trama di queste due opere. Infine, passiamo all'informazione più interessante dell'SBS, cioè l'albero genealogico di Zoro. Una volta per tutte ci viene fatta chiarezza su questo argomento. La nonna di Zoro era una Shimotsuki di nome Furiko, ed era la sorella di Ushimaru, lo stesso Ushimaru che abbiamo visto nella grotta con Yamato. Quindi egli era il prozio di Zoro. La nonna di Zoro partì con Kozaburo, il carpentiere Minamoto e un'altra ventina di persone 55 anni fa. 52 anni fa, 10 membri di questa spedizione si stabilirono in quello che adesso conosciamo come villaggio Shimotsuki. Qui la nonna di Zoro si sposò con uno spadaccino di nome Roronoa Pinzoro, dalla cui unione nacque il padre di Zoro, Roronoa Arashi, che si sposò con Tera, madre di Zoro. Entrambi risultano morti, il primo per una battaglia coi pirati e la seconda per una malattia. Oda poi dice che il filo conduttore che lega Zoro agli Shimotsuki è un mistero di cui neanche lo stesso Zoro è a conoscenza. Quindi lo spadaccino non è venuto a sapere nulla nella sua permanenza a Wano dopo la battaglia di Onigashima? È curioso poi che il padre di Zoro sia morto per mano dei pirati. Forse per questo Zoro inizia la sua carriera cacciandoli. In più, il fatto che Oda ci abbia dato tutte queste informazioni nell'SBS una volta di più ci fa capire come sia poco interessato ai legami genitoriali dei Mugiwara. E per concludere, ecco la chicca su Yamato. Oda ha disegnato la figlia di Kaido in versione Oiran. Quindi vediamo come sarebbe Yamato nel caso fosse diventata Oiran del paese di Wano. La bellezza di queste immagini mi fa restare con l'amaro in bocca, perché il personaggio avrebbe potuto dare tantissimo col suo approdo ai Mugiwara. Peccato. Detto questo, picciotti, grazie per aver guardato e iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima e sayonara. Bene, picciotti, il video termina qui. Speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invitiamo a mettere un like, condividerlo e iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara.